Tutto lascia pensare che il Mose sia stata fin dall'inizio un'opera pregna di errori e sprechi e priva di garanzie di successo. Già, gli errori, il Mose ha avuto una procedura abbastanza, non dico lunga, perché per altre opere analoghe ha messo molto più tempo, tipo le dighe del Tamiglio, ha messo un sacco di anni. Quindi, diciamo, come tempistica è più o meno di un'opera di questa natura. Poi questo è stata colma di studi, di ricerche. Qual è il problema principale di tutta questa questione? È che si è creata una struttura che era autoreferenziale, cioè non accettava nessun tipo di critica. Ma l'aveva fatto in maniera molto, non dico intelligente, ma fatta in maniera di eliminare qualsiasi personaggio che disturbasse la filiera delle approvazioni, anche mettendo persone giuste al posto giusto, perché si può, io potrei contare anche degli episodi, ma qui siamo di fronte proprio a un partito preso, ha scelto un progetto, ha eliminato qualsiasi tipo di opposizione. In tanti modi si eliminano, moltissimi modi, le opposizioni. Per esempio il mondo universitario. Il mondo universitario vive con la ricerca. Ebbene, quel mondo universitario è stato comperato dal Consorzio Venezia Nuova e coloro i quali non erano d'accordo sono stati esclusi da qualsiasi tipo di finanziamento. Ma questo con pressioni fatte sugli apparati dello Stato e degli enti che si avvicendavano nelle approvazioni di questo progetto, e quindi noi sapevamo che c'erano degli errori, però non li hanno mai esaminati. Cioè, l'esempio tipico è l'errore di fondo del Mose, a parte l'instabilità dinamica, ma l'errore di fondo del Mose è che non ha voluto accettare una teoria che poi non è una teoria, è una questione proprio dimostrata con modelli matematici, che per salvare l'equilibrio lagunare bisogna ridurre le sezioni delle bocche di porto. Questo era il difetto di fondo da cui è partorito, poi ha seguito tutto l'iter del Mose.